Page è un festival che è nato 7 anni fa, è nato per la volontà di un gruppo di amici che volevano condividere il sogno della musica, dare spazio agli artisti friulani, e da subito ha incominciato a funzionare molto bene. È stata una realtà che è cresciuta di anno in anno, cercando anche di accorpare a sé, oltre che alla musica, attività magari che possono essere considerate più culturali, tipo incontri, workshop, mostre d'arte. E da lì il gruppo di amici che ha fatto nascere questo progetto è diventato un folto gruppo nutrito di persone appassionate, e hanno permesso anche al festival di avere una programmazione più ampia. Abbiamo passato tutti i generi musicali, come ormai facciamo da tutti gli anni, perché dando una visibilità alla musica nei confronti dei giovani, vogliamo che i giovani si rendano conto che non c'è solo il rock, o non c'è solo la musica elettronica, come non c'è solo il jazz, o come non c'è solo il pop. E gli artisti che abbiamo avuto quest'anno sono comunque degli artisti che personalmente volevo fare da molto tempo. Yaukan su tutti. Quello che noi vorremmo trasmettere è che non è importante chi canta, ma è importante come canta. Non è importante che genere, ma è importante che venga fatto bene. La musica è una qualcosa che dobbiamo salvaguardare e continuare ad alimentare. E ci piace e ci piacerà sempre di più, mi sa, andare in posti nuovi dove poter inventare, creare. Quest'anno l'abbiamo fatto in diverse situazioni, tra cui Piazza Venerio. Piazza Venerio è stata una grande scommessa, perché abbiamo veramente rischiato molto, perché il palco non poteva essere coperto e quindi la pioggia avrebbe potuto rovinare l'evento in qualsiasi momento. Abbiamo deciso di dare quello spazio ai Carniquez, perché stanno facendo veramente delle cose bellissime, e il fatto che siano passati da un DJ set cantato come quelli che ci hanno abituati a sentire negli ultimi anni a una live band con batterista, chitarrista e bassista, beh, secondo me è un segnale importante che deve essere dato alla musica, perché per loro è più complicato suonare adesso. Yeah.
sicuramente è importante che queste manifestazioni rimangano presenti nel nostro territorio, perché non ci sono ormai spazi di aggregazione dove i giovani si possono incontrare, condividere pensieri, condividere concerti, condividere momenti. Se lasciamo che il mondo ruoti attorno a WhatsApp o a Facebook, diventeremo una società inesistente. E spero veramente che venga data ancora la possibilità ai giovani di esprimersi per quello che è il loro modo di esprimersi, e secondo me delle soluzioni le troveremo. Speriamo di trovare anche il supporto sia da chi ci segue, ma anche da chi ci aiuta istituzionalmente ed economicamente per una edizione 2015 diversa, ma molto più importante di quella che è stata il 2014. Questo è l'augurio che mi faccio. Piacerebbe dirla invece, in questo periodo mi piace più questa. Gli hai veduto una sonetta che voleva Giulia con me. Allora tu ti sei già di appalmassa spazio al plasera. Un po' di casino per Manu Seschi, Udine! Grazie Manu!